Ad oggi ha un sogno ancora da realizzare? Un sogno ci sarebbe se il comune mettesse a disposizione dei piccoli locali per poter esporre tutti gli autodidatti come me, sarebbe poi bello. Quindi più spazio per tutti, diciamo. Sì, avere dei locali anche piccoli. Iniziava così la richiesta del pittore Giovanni Montesi, intervistato alcuni mesi fa da Fano TV. Sono tanti, nella nostra città, ma anche in tutto il territorio, gli artisti, scultori, pittori e anche fotografi che richiedono al comune degli spazi per esporre i propri lavori realizzati negli anni, magari chi nel tempo libero o chi è andato in pensione e decide di dedicare i propri momenti della vita a raccontare, fotografare o a realizzare opere. Questa richiesta l'abbiamo portata all'assessore alla cultura del comune di Fano, Cora Fattori, che ha risposto così ai nostri microfoni. Allora, la richiesta del signor Giovanni Montesi, è una richiesta che arriva al momento giusto. È una richiesta assolutamente valida e non è il solo farla. Fano, purtroppo, ad oggi risulta carente di spazi espositivi a servizio di artisti più o meno famosi e soprattutto legati al contemporaneo. Abbiamo la bellissima Sala Morganti, che però non è sufficiente, è solitamente attrezzata per ospitare delle mostre, come è stata quella di Leonardo e come sarà la bellissima mostra sul Perugino. E quindi cosa stiamo facendo? Da 6 ottobre, da quando mi sono insediata, abbiamo analizzato assieme agli uffici questi aspetti, anche fatti presente dalla società civile e dalle tante associazioni e dai tanti impegnati nel mondo dell'arte. Come primo passo abbiamo già riaperto la Saletta Anolfi, che poi sarà destinata ad ospitare mostre di arte contemporanea di giovani artisti. E un'altra sala su cui stiamo lavorando è la ex sala delle udienze del Tribunale. In più, la cosa più importante, queste sono delle piccole sale che adesso utilizziamo da qui a fine mandato per poter, tamponare un po' il problema, ma la vera soluzione risiede nel progetto per il nuovo museo del Palazzo Malatestiano. Speriamo che la prossima amministrazione prosegua in questo percorso e punto focale del progetto sarà la realizzazione di spazi espositivi dedicati proprio a questo utilizzo e laboratori. Nel frattempo, la nuova sala delle udienze, la Saletta Anolfi e un'altra intenzione è quella di sistemare come spazio espositivo tutto il piano di Palazzo De Cuppis, che è il piano a cui afferisce e che ospita l'assessorato alla cultura, per poter anche lì ospitare delle mostre, magari delle mostre più dilettantistiche, però sarebbe comunque interessante che lo stesso ufficio cultura diventasse spazio espositivo.